Buongiorno vlog. Buongiorno. Buongiorno, martedì 13 febbraio. Primavera. Ufficiale primavera, ma i miei figli che sono in vacanza di carnevale fino a giovedì mattina hanno deciso che noi si starà sepolti in casa e onesta non ho avuto la forza di controbattere, sono piena tappata di sinusite, loro hanno avuto il raffreddore alternatamente tutta la scorsa settimana, me lo sono beccata anch'io, ho tutta la fascia qua, infatti adesso mi vado a prendere uno di quei cosi, un antinfiammatorio per la sinusite, quelli specifici, e poi farò un bel aerosol, vabbè. Quindi non ho avuto la forza di controbattere, sarei uscita molto volentieri. L'alternativa sarebbe stata per me oggi, visto che bisogna stare chiusi in casa, farsi una bella tisana, che così di quelle decongestionanti, e leggere, visto che questo sarà un nuovo reading vlog. La realtà è che ho due figli sotto i 10 anni e quindi non credo. Vedremo quando riuscirò a leggere. Questa, come sapete, i reading vlog sono vita vera, non aesthetic, vita vera. E quindi adesso vado a farmi un antinfiammatorio e poi andiamo via questa giornata. Cosa leggiamo in questo reading vlog? L'idea è leggere David Copperfield, lenzuola a stendere sul termosifone nonostante il giro in asciugatrice, la mia asciugatrice. Vabbè. Dunque, ho letto solo il primo capitolo, l'edizione che ho scelto di David Copperfield è quella della Bordelax, che ho preso con le promo Rizzoli di questo mese, quindi un nuovo ingresso in libreria subito messo in lettura. Ho letto il primo capitolo e basta, che è Nasco, e i punti di contatto con Demon Copperhead di Barbara Kingsolver, che tra l'altro è stato oggetto dell'ultimo reading vlog prima di questo qua sul canale, sono evidentissimi. Come vi dicevo nel vlog dedicato a Kingsolver, non avevo mai letto integralmente il David Copperfield, ne avevo sempre letto degli stralci e studiato le tematiche in università, al liceo, forse anche qualcosa. Sono però contenta di leggerlo dopo Kingsolver, perché così i punti di contatto sono evidentissimi, c'è già solo in Nasco il debito che Kingsolver ha con Dickens è palese, non solo per il punto di vista scelto, che è quello della prima persona che narra se stessa e che di fatto è un narratore non affidabile, come sempre quando noi narriamo noi stessi non siamo mai affidabili, ovviamente. E altra cosa, vabbè, a parte poi le somiglianze della trama, che poi magari potremmo fare un video apposito su Demon Copperhead e David Copperfield, fatemelo sapere se vi può interessare, se no ne parliamo qui, ma chiaramente mi sono già appuntata una serie di somiglianze, ad esempio, questa è la mia vita, cioè voi capite cos'è vivere in questa casa? Cioè non può essere. Quindi dico mal di testa, no, non ho mal di testa, non sono stanca, è un sovraffollamento mentale, di rumore. E, dicevamo, David come Demon nasce con la camicia e c'è tutta la superstizione del fatto che chi nasce con la camicia non potrà mai annegare, che il Demon Copperhead è parte integrante della trama, è molto presente, qui non ricordo, adesso vedremo poi andando avanti. La madre è una madre bambina, il padre è morto da poco e c'è una zia abbiente che fa visita alla madre incinta ed è disposta a prendersi cura del nascituro, purché sia femmina. Quindi alla nascita del maschio di fatto sparisce nel nulla. Molto molto simile. In più Dickens ha dalla sua uno stile pazzesco e una grandissima nota ironica, cioè l'ironia che Dickens inserisce è sempre pungente al punto giusto. Adesso vado a sedare la rivolta che si sta svolgendo in sala.
vorreste un video, un reading vlog sereno, tranquillo, con questa musica cozy di sottofondo, le candele accese. No, qui è il delirio, il delirio. Buongiorno Reading Vlog, sono appena resa conto di non essermi messa gli orecchini, molto male, rimediamo subito. Dicevamo, che giorno è oggi? Oggi è, scegliamo gli orecchini, nel frattempo scelgo gli orecchini, oggi è venerdì, sì, 16 febbraio, sì, confermo, giorno di pagamento IMSS, orecchini. Avesse bisogno di un reminder, ma tanto quando voi vedrete questo vlog sarà già passato da mo. Allora, aggiornamento letture, perché in realtà avevo iniziato questo vlog dicendo che lo avrei dedicato esclusivamente alla lettura di David Copperfield. In realtà questa settimana è avvenuta una cosa bizzarra per i miei standard di lettura, ovvero ho in lettura più libri. Succede rarissimamente perché, e infatti è ancora una volta questo il caso, mi distraggo, cioè non riesco ad alternare le letture, faccio molta, molta fatica e quindi poi per forza di cose alla fine ne scelgo, mi concentro poi su una e do più peso a quella. Non so perché, però mi succede sempre così. E anche questa volta, aspettate che vi appoggio qua sul tavolo, così. Un po' in basso, vabbè, vengo un po' indietro io. Non ho niente su cui appoggiarvi. Posso appoggiarvi? Vi faccio vedere questo così poi vi appoggio. Sto leggendo, sto studiando in realtà, Vedere l'impero, che è la storia dell'Istituto Luce e del colonialismo fascista di Gianmarco Mancosu per Mimesis, che è un testo di storia che spiega la nascita e l'evoluzione dell'Istituto Luce e di come i media televisivo e cinematografico sia stato sfruttato dalla politica per fini coloniali sin dalla sua origine, quindi l'origine educativa del cinema che ha sempre voluto mostrare e che da quando hanno, diciamo, si è capito che l'impatto emotivo di vedere qualcosa era decisamente più forte di quello di leggerlo o sentirselo raccontare da una voce via radio, si è sempre lavorato per agire anche a livello politico sull'emotività del pubblico. E quindi poi come chiaramente questo sia stato sfruttato ai massimi livelli durante le grandi dittature, in questo caso quello che ho letto io, che è più o meno questa parte introduttiva, il primo capitolo, ed era molto ampia come discorso, poi si concentrerà sull'esempio dell'Istituto Luce durante il regime fascista, ma quello verrà dopo. Comunque ho in lettura quello, per quel che riguarda il percorso di letteratura postcoloniale italiana, che sto ampliando, nel senso che ho preso dei libri, ne ho presi alcuni in biblioteca, alcuni li ho acquistati, ho segnato altri titoli per allargare un pochino lo spettro oltre quella che è la sola letteratura, perché il caso italiano è molto interessante e io lo conosco veramente poco e quindi mi servono anche delle basi teoriche che per quanto riguardava invece ad esempio la letteratura postcoloniale inglese avevo più solide, per assurdo. Poi mi sono messa in testa di finire tutti i racconti di Roald Dahl, che ho in lettura praticamente da tutto il 2023, perché con i racconti faccio molta fatica normalmente
perché è una lettura spezzettata, però mi sono detta, senti, cerchiamo di venirne a capo, e adesso li sto leggendo, ogni tanto con le raccolte lo faccio, li sto leggendo nei due versi, ne leggo un po' dal fondo in su e un po' davanti in giù. Sono racconti, tra l'altro sono diverse, sono estratti da diverse raccolte di racconti. E in questo momento me ne mancano 5, credo. Sì, 5 racconti, per un totale di quasi un centinaio di pagine, quindi cioè, racconti abbastanza cospicui. Io amo molto Roald Dahl, lo amo molto perché scrive dei racconti tra l'assurdo, il naive, il surreale, estremamente ironici, sempre, non sempre, ma spesso molto divertenti. E questo penso che lo finirò in questa fine settimana, questi 5 racconti. Insomma, adesso mi sono detta che entro fine mese comunque 5 racconti li leggo, così porto a termine questa lettura, ma negli ultimi giorni, siccome vedevo la luce in fondo al tunnel, perché dai molti racconti che c'erano, erano sempre meno, mi sono concentrata su questa e ho un po' abbandonato, ammetto, David Copperfield. Sono arrivata a pagina 160, ma in realtà c'è una lunga introduzione che non ho letto perché leggo sempre le introduzioni, le leggo sempre dopo aver letto il romanzo in genere. Sono al capitolo 6, allargo il cerchio delle mie conoscenze, cioè è il suo arrivo nel collegio di Salem House. Le freccette che vedete sono le similarità con Demon Copperhead, perché mantengo l'idea poi di strutturare un confronto. Quello arancione è l'incipit, che ho amato moltissimo. Dickens ha sempre una penna super interessante, molto ironica, molto pungente. Per me rimane sempre un po' descrittivo, cioè un po' molto descrittivo, però ne capisco sempre il fascino, cioè è un grande scrittore, un grande narratore, ma non c'è bisogno che lo dica io, ovviamente. Penso, vi dicevo, che questo vlog non ci seguirà fino alla fine di David Copperfield, perché David Copperfield sono 1000 pagine. E io ho intenzione di prendermela con calma e quindi di leggere qualche capitolo ogni tanto di David Copperfield e di alternare altre letture. In questo momento i racconti di Roald Dahl. Penso che dopo i racconti di Roald Dahl leggerò l'ultimo libro che intendo leggere di Igya Bashego prima di procedere strutturare il video relativo a Igya Bashego per il percorso di letteratura postcoloniale italiana, perché leggendo Cassandra Mogadiscio, che ho già, dovrei aver letto praticamente tutto, più o meno, tutti i romanzi e più anche qualche opera di non fiction che ha scritto per ragazzi, quindi più o meno un'idea me la sono fatta e sono abbastanza pronta a registrare. Ho trovato dei saggi molto interessanti sul portale universitario che sto utilizzando ultimamente, ho scoperto che le mie password sono ancora valide, quindi accedo al database universitario dei saggi e ci sono dei saggi molto interessanti, soprattutto su Adua, sul romanzo Adua e sulla prima produzione di Igya Bashego, però poi vi tengo aggiornati. Adesso vado, proseguo con la mia giornata. Questo era un aggiornamento in fieri. Non lo so, adesso vediamo quanto lo faccio durare. Probabilmente smetterò quando il minutaggio diventa troppo esteso per un reading vlog. Mi piacerebbe però portarvi con me almeno fino alla fine di Roald Dahl. Quindi vediamo. Buongiorno vlog. Buongiorno vlog, buongiorno lunedì 19 febbraio. Allora, è passata quasi una settimana perché se non ho visto male le prime clip di questo reading vlog risalgono a martedì scorso. Siamo qua con computer, siamo qua quaderni e quadernini. Sto cercando di capire qualcosa di lavoro stamattina. Vabbè, un sito internet offline, errore 503. Vabbè, lasciamo perdere. Ma queste sono altre storie. Nell'attesa che il tecnico del sito mi richiami per capire cosa fare, ho finito aggiornamento letture. Ho finito, non so se ve lo ricordate, era un po' che era nelle varie TBR, TBR stagionali.
perché mi ero fissata che volevo leggerlo. È bellissimo, cioè tutti i racconti di Roald Dahl sono racconti presi da 5 raccolte: Kiss Kiss, Over to You, Switch Bitch, Someone Like You e 8 Further Tales of the Unexpected. Bellissimi, io amo. Allora, quella, la raccolta che mi è piaciuta un po' meno, ma per me era un gusto personale, è Over to You, che sono i racconti, chiamiamoli militari, cioè del periodo della RAF, di ambientazione militare. Tutti gli altri, Roald Dahl in questi racconti per adulti tira fuori tutta la sagacia, l'acume, la satira e l'ironia di cui è capace. Sono al limite del surreale. Non fanno ridere, ma fanno ghignare proprio. Raccontano una Gran Bretagna, un'occhiata spietata sulla Gran Bretagna del Novecento. Bellissima, secondo me, molto molto bella. E tra l'altro anche una bella idea regalo, forse ve l'avevo già detto, perché intanto perché Roald Dahl è un autore che più o meno tutti conoscono, magari perché durante l'infanzia hanno letto La fabbrica di cioccolata, Matilde, il GGG, eccetera eccetera, e i racconti si prestano bene al regalo anche di chi non, magari non è un lettore fortissimo, e sono veramente spassosi. Infatti ero tentata di passarlo a Mister Marito, magari quest'estate glielo lascio in giro, che è veramente veramente carino. E poi adesso mi stavo apprestando a compilare le varie liste, perché maniaci di liste ho questo, che non so se ve l'ho mai detto, della mia follia, ho questo libricino su cui sono appuntati i libri ancora da leggere della mia libreria, e ogni volta che un libro entra in libreria, qui c'è, io pessima, io è tutta la cosa aesthetic, grafia, no, c'è una riga che segna il 2020, l'inizio del 2024, i libri entrati in casa dal 2024, poi ogni volta che ne leggo uno coloro il quadratino, faccio una striscia di un colore, è da poco che lo faccio, da quest'estate, questo è uno dei quadernini che ho riportato dall'Austria, e segno il mese in cui è stato letto. Quindi segno qui che ho letto tutti i racconti, che è uno dei primi che avevo, infatti, e poi su quest'altro quadernino dal 2024 ho deciso di prendermi anche un appunto manuale dei libri letti, divisi anche qui, nessuna estetica, anno, mese, numerati in ordine conseguenziale, quindi non ricomincio ogni mese. Mi segno titolo, autore, editore, anno, il punteggio che gli do, e quelli che mi sono particolarmente piaciuti vengono anche segnati con un cuoricino. Quindi adesso devo segnare questo, poi aggiorno Goodreads, Storygraph si chiama, se non sbaglio, l'altra app che sto provando a utilizzare, perché è stuzzicante a livello di statistica, ti dà delle belle elaborazioni. Ma parliamo di David Copperfield. Non è neanche qua David Copperfield. Dov'è? È là sul divano. Allora, prima di parlare di David Copperfield, che poi lo vado a prendere, ieri ho iniziato, anche ieri sera, questo che mi è arrivato venerdì dalle edizioni EO, che è una sorta di memoir scritto a quattro mani, nel senso che la protagonista e autrice è Asma Al Ghul, ma il libro è scritto da Selim Nasib, che è un giornalista e scrittore libanese nato a Beirut? Sì. Aspettate, perché io queste cose mi sento una dumb America. Sì, è libanese, mi faccio venire dei dubbi. Nato e cresciuto a Beirut in una famiglia ebraica di origine siriana, inviato speciale di Liberation durante la guerra del Libano, e autore di Ti ho amata per la tua voce, dedicato alla grande cantante egiziana Umm Kulthum. Proprio quel romanzo ha fatto avvicinare Al Ghul a Nasib, perché lei, che invece è nata nel campo profughi, che ora è diventato
conosciuto nel mondo di Rafah, nella striscia di Gaza, ha potuto leggere il romanzo di Nasib e ha deciso di raccontargli la sua storia affinché lui la scrivesse. E dicono qua dietro, la voce di una giovane donna libera si alza da Gaza, tormentata dai bombardamenti israeliani e dalla tirannia islamista, per raccontare la sua storia, quella di una ragazza come tante che ha voglia di vivere, di conoscere, di amare, di sfidare le assurde regole del maschilismo e la violenza del fanatismo religioso. È molto interessante perché lei nasce a Rafah, che è già di fatto, il libro è del 2016 tra l'altro, che nasce in francese, che è già di fatto quello che è oggi, cioè un campo profughi dove i palestinesi si cercano rifugio dalla violenza israeliana, ma questo giusto per darci l'idea di come questo conflitto sia molto più strutturato, molto più complesso e lungo di come può apparire ora, cioè non è una cosa di oggi. Lei racconta di essere figlia della prima intifada, se non sbaglio. No, lei era già nata durante la prima intifada, perché la prima intifada è del 90, non mi ricordo le date, io in storia con le date sono tremenda. Comunque, lei è nata in mezzo alla violenza, racconta per stralci e ricordi, sono proprio come una conversazione in cui un ricordo si aggancia ad un altro, i passaggi fondamentali della sua vita. E ho trovato molto interessante, ne ho letto poco, cioè l'ho appena iniziato, ma ho trovato molto interessante il racconto che fa di Hamas, perché ne racconta la nascita e ne parliamo poi con calma in un video più dedicato. Racconta come questa nuova formazione avesse conquistato il cuore della gente. Erano molto bravi a fare comunicazione, per esempio organizzavano spettacoli teatrali all'interno delle moschee per un pubblico esclusivamente femminile. Riuscite a immaginare donne in una moschea che recitano in una pièce organizzata da Hamas? Oggi non vedremo mai una cosa del genere. All'epoca erano intelligenti quelli di Hamas. In confronto al Fatah, fondata da Yasser Arafat, faceva una magra figura. Sarà pure stata l'istituzione storica che aveva unificato i palestinesi permettendo loro di esistere agli occhi del mondo, ma faceva una propaganda ripetitiva e priva di immaginazione. Nello scontro tra l'esercito israeliano e Hamas, al-Fatah appariva sempre più fuori gioco, ma a dividere la gente c'era l'introduzione del pensiero religioso nel cosiddetto spirito di resistenza. C'erano ormai i veri musulmani e gli altri, presto impegnati in una battaglia potenzialmente sanguinosa. E nel raccontare la sua storia racconta anche come i suoi zii siano poi stati arruolati da Hamas all'interno dell'organizzazione. Racconta della violenza che, come sempre avviene, è una violenza su doppio fronte. E vabbè, sono molto all'inizio, quindi lei ha la fortuna di avere un padre che lavora negli Emirati Arabi, e quindi per esempio adesso ho appena lasciato il capitolo 5 in cui lei sta andando, nel 1990 sta andando a vivere con il padre negli Emirati Arabi, e dice: Abdallah, il fratellino appena nato, è stato l'ultimo dei sei figli ad aver vissuto l'intifada a Gaza. Gli altri tre sono nati dopo, negli Emirati. Nella nostra famiglia ci sono i figli dell'intifada e i figli del Golfo, e gli uni non hanno niente a che vedere con gli altri. Molto curiosa di vedere come va avanti. Chiaramente la pubblicazione è inserita in questo contesto di grande interesse, qui comunque parliamo del 1990, ecco, non degli ultimi fatti di storia. Poi, sto aspettando andare a prendere David Copperfield, sto leggendo anche questo, sempre per il percorso di letteratura postcoloniale italiano, che è un testo di Gianmarco Mancosu dedicato all'Istituto Luce, al fascismo, ma soprattutto, che è la cosa che interessava più me perché è estremamente attuale, a come i
mezzi di comunicazione visiva abbiano di fatto cambiato la comunicazione politica e la storia, ma forse ve ne avevo già anticipato. Vado molto lentamente perché è un testo molto denso e chiaramente mi devo concentrare quando leggo quello. David Copperfield, non lo vado a prendere, è laggiù. Sono arrivata a pagina 200 di 1000, quindi insomma il percorso si fa lungo, ho deciso che me lo centellinerò, quindi leggerò qualche capitolo al giorno di David Copperfield e nel frattempo andrò avanti con altre letture, perché mi sembra il modo migliore per goderne a pieno. Io amo, mi piace molto la scrittura di questo Dickens, perché non, cioè, è un foglietton fondamentalmente David Copperfield, quindi ne succedono di cotte e di crude, tiene molto il ritmo. Vabbè, Dickens è un grandissimo narratore e quindi me lo centellino. Continuo ovviamente a trovare tutti i punti di contatto con Damon Copperhead, perché Damon Copperhead di fatto mimica in inglese, rispecchia, vuole fare lo specchio del David Copperfield, e sarà molto interessante ritrovare poi tutti i personaggi, tutte le situazioni, tutti i movimenti di trama anche in qualche modo, anche alcune tematiche, perché comunque c'è l'attenzione sull'infanzia, l'attenzione sui metodi educativi utilizzati in famiglia, fuori dalla famiglia, le diverse concezioni del bambino, dell'educazione del bambino. È sempre molto interessante. Ma guardate, secondo me la chiudiamo qui, tanto più o meno saranno queste le letture. Voglio portare sul canale, a parte il video dedicato a David Copperfield e a Damon Copperhead, anche degli altri approfondimenti. Mi hanno, qualcuno nei commenti sotto il video del Giardino Segreto, che sono contenta vi sia piaciuto nonostante la lunghezza e la densità, mi aveva chiesto di fare qualcosa su Pinocchio. Complesso, perché Pinocchio è veramente un campo di studi molto ampio, molto vasto, e non ho una formazione così specializzata su Pinocchio, nel senso che ho avuto un modulo nel corso universitario di letteratura per l'infanzia dedicata a Pinocchio, però non l'ho mai approfondito più di tanto. Magari fatemi sapere qua sotto se potrebbe interessarvi, magari dare un'occhiata alla parte storica, alla parte teorica e alla parte editoriale anche, perché io in casa adesso dovrei avere 3 o 4 edizioni di Pinocchio diverse, e magari, perché una l'ho recuperata, quella che ho letto ai bambini quest'estate l'avevamo recuperato proprio al parco di Collodi quest'estate, e poi ne avevo delle altre in casa più o meno vecchie, più o meno illustrate. Fatemi sapere se beh, quasi quasi potrei anche inserirlo in una programmazione che non c'è, perché per il 2024 ho deciso che la programmazione non la faccio, perché mi viene poi l'ansia performativa e ce l'ho già sul lavoro con i bambini, cioè, no, basta, too much, non si può anche avere l'ansia performativa per i video su YouTube, no, not my piece of cake. E quindi basta, fatemi sapere cosa state leggendo voi in questo febbraio e ci aggiorniamo. Vi direi su Instagram, lo sto usando sempre meno e patisco sempre di più l'ambiente Instagram, tra l'altro, sono onesta, Instagram sempre più difficile. In compenso questo mese mi sono già messa a scrivere lo Svuotatasche, che è la mia newsletter gratuita che esce una volta al mese, nella quale racconto cosa ho letto, cosa ho visto, cosa ho fatto, varie ed eventuali. Vi lascio il link qua sotto, comunque se andate su saracantoni.it c'è la sezione newsletter per iscriversi. E sono molto contenta di aver lanciato la newsletter l'anno scorso, che ha già più di 100 iscritti, che sembra niente ma per me è tanto, perché è un modo di avere un contatto non mediato attraverso Instagram o altre cose, e sempre contenta dell'istinto che mi aveva detto di non mollare YouTube, cioè di non trascurarlo, perché secondo me questo è il posto giusto dove portare determinati contenuti. Fiera, proudly here. Va bene,
Vado a lavorare, che sennò si fa notte. Sì, sennò si fa notte. Ci vediamo prestissimo, sempre qui sul canale per parlare di libri. Ciao!